Carissimi, benvenuti a questa conferenza stampa qui alla Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, Roma, Italia, per dare voce a un diritto silente ma attualissimo, il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Eh, sapete, i primi di novembre già avevamo organizzato e svolto eh, un, 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 un congresso simile alla Mezzia Terme. È per me eh, un vero onore ospitare qui il Presidente della Repubblica di Abkhazia, Sua Eccellenza Aslam Bachmichia, Bach che si collegherà da remoto in qualsiasi momento... sono collegati, sono collegati, io vi vedo collegati, c'è qualche problema? Senti, canna. Da, mi, mi sentite? Включere, uh, mi sentite? Ok, ok, allora eh, torniamo da prima. Eh, è per me un, è davvero un onore ospitare qui il, il Presidente della Repubblica di Abkhazia, Sua Eccellenza Aslam Bahnihia, che si collegherà da remoto eh, in qualsiasi momento lui arrivi. Eh, L'ambasciatore presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia è responsabile della rappresentanza diplomatica per l'italia e l'unione europea sua eccellenza ambasciatore kan nachihia che ringrazio tantissimo anche solo per ciò che ha detto prima collegamento da remoto vicepresidente del parlamento di Karachay e eh, circassia e presidente del consiglio mondiale a caso illustrissimo illustrissimo vicepresidente Musa Ek Zekov, collegato da remoto, Sua Eccellenza Ambasciatore Vito Grittani, presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Apcazia per l'Italia, che è qui con noi. Il signor Vito Gigliotti, Presidente dell'Associazione Camera di Commercio Italo-Apcazia, Congo-Russia, Africa, India, IACRAI, qui con noi, ringrazio. E poi eh, c'è eh, l'avvocato Antonio Lattanzo. Qui, qui, qui anche lui qui con noi, così come la dottoressa Suomi Monsellato, eh, qui con noi, e da Remoto, eh, la nostra carissima Ariana Labate in collegamento da remoto eh, ed il merito di questo incontro è anche il suo, gli interventi saranno brevi e concisi ed ovviamente ci sarà spazio per eventuali domande di chiusura. Scopo ed auspicio di tale incontro è dare voce alle identità popolari e ricordare a tutti noi che esiste un diritto, quello di autodeterminazione dei popoli, che è universalmente riconosciuto, ma la cui applicazione funziona, fatica ancora oggi, anno 2022, a trovare spazio. Un ultimo messaggio prima di dare la parola al primo relatore, l'avvocato Lattanzio. Il delicato momento internazionale che tutti noi viviamo con speciale attenzione e le crescenti tensioni sui confini ucraini è secondo noi un'occasione più che opportuna per non dimenticare che favorire il dialogo tra popoli e la conoscenza delle reali contingenze regionali deve essere considerato esclusivamente come apporto costruttivo e di dialogo a supporto di un'evoluzione virtuosa degli scenari di relazione tra gli stati e nazioni. L'autodeterminazione dei popoli, di questo qui oggi si parla, è di quanto più auspicabile e suggeribile, quanto intelligente ed opportuno tenere tali diritti liberi e lontani dalle manipolazioni ed ingerenze, nonché strumentali strumentalizzazioni geopolitiche di sorta. Ora. Ah, è già connesso il Presidente della Repubblica e quindi lascerei a lui la parola se lui vuole. Aslan Gheorghevich, Prego. slova. Okay. Ah, da... può tradurre probabilmente? Io intanto, posso intanto. sì, io traduco. Ok, grazie. Хатырз а парламент а депутатша, конференция ялаху, а бзера чек сайт вешас а пснижлар рихц ала. Онуреболи депутати, кари партечипанти де конференца, ви салюто а номе дел пополо дел Абказия. А конференца тема ялаш хоз, яра хата Италия тя парламента че химе пусва,

L'Abkhazia, la cui statualità risale a molti secoli fa, uh, ha tutti gli attributi di uno stato sovrano. Il nostro popolo ha superato tutte le difficoltà della politica sciovinista delle autorità georgiane. Il presidente di Bashoksarze, August Vipscherze, ha detto che la Repubblica è un'altra cosa. E che la Repubblica è un'altra cosa. Il 14 agosto del 1992 le truppe georgiane hanno attaccato la nostra Repubblica. Nonostante le difficoltà e grazie all'aiuto delle repubbliche fraterne, della diaspora che vive in diversi paesi del mondo, abbiamo difeso il nostro diritto storico a una vita pacifica e indipendente e mi è il referendum e il mio obiettivo di sovrapposizione e di È stata adottata la Costituzione della Repubblica di Abkhazia si è tenuto il referendum a livello nazionale in cui la maggioranza assoluta dei cittadini ha votato per uno Stato sovrano, democratico e di diritto. Ho scelto di rinforzare il Urusto per federazione, a un'altra cosa, a un'altra cosa. a un'altra cosa, a un'altra cosa, a un'altra cosa, a un'altra cosa, a un'altra La svolta per noi è stata nel 2008 quando la Federazione Russa ha riconosciuto l'indipendenza e la sovranità dell'Abkhazia. Il numero di paesi con cui abbiamo stabilito le relazioni diplomatiche

è bello che sempre più italiani scoprano il nostro paese, la, la, la sua cultura, si stabiliscono collegamenti tra le città dell'Abkhazia e l'Italia. Dopotutto ci sono sempre stati i legami, storici, tra i nostri popoli. A termine sarai zdrivoit a breve, conferenza, una conferenza, e E Cari amici, sono convinto che questa conferenza si svolgerà in un modo costruttivo e diventerà una solida base per lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i popoli dell'Abkhazia e dell'Italia. Grazie per, agli organizzatori e buon proseguimento. Grazie, non c'è spazio. Ancora una volta, grazie agli organizzatori. Grazie. Grazie Presidente della Repubblica. Grazie, Can. Eh, per la traduzione. Eh, grazie mille veramente. Eh, Riprendo eh, e quindi eh, mi permetto di fare una breve illustrazione della scheda, della scheda paese dell'Abkazia, perché probabilmente eh, alcuni di noi non la conoscono ancora o quantomeno quanto eh, dovrebbero. La, la Repubblica dell'Abkazia è un territorio caucasico diviso in uno status duale, considerata dalla Georgia come una regione autonoma, ma il cui popolo si è, fat, si è di fatto proclamato Stato e Repubblica Indipendente con il nome di Repubblica di Abkazia. La Repubblica di Abkazia è riconosciuta da un ristretto numero di Stati nel mondo, di cui 5 Stati membri delle Nazioni Unite e 4 non membri delle Nazioni Unite. Il popolo Abcaso. Dopo una millenaria storia di identità e tradizione che lo definiscono ed identificano come popolo identitariamente indipendente, dopo una sofferta storie, storia divisa tra transizione post-sovietica e dominio georgiano, ha democraticamente deciso di proclamare la sua indipendenza dalla vicina Georgia il 23 luglio del 92, come diceva il presidente prima. Ben 30 anni fa la Repubblica di Abkhazia conta una popolazione di circa 250.000 abitanti su un territorio di circa 8.500 km2 che si estende dal Mar Nero e confina con Russia e Georgia. L'area del Caucaso è storicamente stata caratterizzata da identità territoriali e locali molto frammentate e con il dissolversi dell'Unione Sovietica le varie civiltà hanno ripetutamente nel tempo rivendicato autonomia e riconoscimento, non identificandosi nelle spedizioni territoriali imposte da interessi geopolitici e internazionali. La capitale è Sukhumi, sul Mar Nero, nel cuore della Repubblica. Le lingue ufficiali sono l'antichissimo Abkhazio, che utilizza l'alfabeto cirillico integrato con simboli speciali, parlato sia in Abkhazia sia in Turchia, ed il russo, ci sono due valute, l'apsar a caso e il rublo russo. L'economia, ancora debole, è basata principalmente sull'agricoltura e sullo sfruttamento di alcuni giacimenti minerari. L'ordinamento dello Stato è una repubblica semipresidenziale monocamerale con suffragio universale. La storia di questo popolo è una storia molto antica. Le prime tracce di questa civiltà risalgono al periodo tra il 4000 e il 3000 avanti Cristo, un'identità un indipendente dai vari stati vicini, ma che nel corso dei millenni, secoli, ha subito occupazioni e annessioni varie. La più sofferta eh, delle quali fu quella imposta da Stalin, che ne fece un dono alla sua madre patria, Georgia. Che riconobbe l'Abkhazia lo status di repubblica autonoma all'interno della Repubblica Socialista Georgiana. Con il crollo dell'Unione Sovietica, ciò che, sarebbe, ciò che sarebbe dovuto essere un passaggio fisiologico quanto naturale, l'Abkhazia decise di proclamare la sua indipendenza. Ma la eh, reazione della Georgia fu immediata ed ebbe inizio il conflitto Georgia-Abkhazia. 1991-1994, conclusosi con la proclamazione della Costituzione della Repubblica di Abkhazia nel 1994. Da qui in poi inizia un percorso pacifico e silenzioso dell'Abkhazia per vedere riconosciuto sullo scacchiere internazionale il proprio status di Repubblica, ma ad oggi le sue richieste sono cadute nel silenzio e nell'indifferenza quasi generale. La Repubblica di Abkhazia, indipendentemente dagli sviluppi legati al suo riconoscimento internazionale, è certamente una realtà con un potenziale straordinario, sia a livello economico, sia a livello geopolitico. Nonostante la, storica, eh, nonostante la storia antica, infatti, la sofferta storia moderna di questo popolo è un foglio bianco che ci auguriamo di cuore possa riempirsi di contenuti positivi di crescita e solidarietà e partnership internazionali a supporto di un'area strategicamente rilevante, da non sottovalutare infatti i rapporti imprenditoriali e le straordinarie opportunità di sviluppo di partnership di cross border tra l'Italia e questo territorio ancora tutto da scoprire e conoscere. Il turismo è per esempio un settore tradizionalmente importante in Abkhazia e quale opportunità migliore per l'Italia che in questo settore vanta un'esperienza eh, di eccellenza, di collaborare e di investire nell'area e nel paese, nonché di attrarre nuovi investitori e creare nuovi progetti economici virtuosi, risorse minerarie, risorse energetiche, potenziali investitori locali da attrarre in Italia. Tutti ambiti la nascente Camera del Commercio Italo a casa agevolerà. Approfittiamo infatti di questa occasione per annunciare che a breve qui a Roma sarà aperta una sede della Camera del Commercio Italo a casa, già presente in Italia nel suo quartier generale di Lamezia Terme, dove noi facciamo il primo incontro i primi di novembre. Infine vorrei concludere questo mio intervento citando il compianto presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. I muri tra le persone non vanno costruiti, vanno abbattuti. Grazie. E ora la parola eh, a. Che okay, è intervenuto il presidente? Ok, invertiamo la scaletta. All'avvocato in prima stanzio. Ok. Ok. La parola al. Quindi non invertiamo. Ah, ok. Ah, ok. Musa Esikov. Ok, scusate. Grazie. Questo cambio di scaletta al volo. Grazie mille, Can. Traduco sempre io. Ah sì, devo spegnere. Ma Italia Parliament a diputato. Onorevoli deputati del Parlamento italiano, gentili partecipanti della conferenza. Saluto tutti i presenti a nome del popolo abcazo basino in questo evento davvero storico.

in più di 50 paesi del mondo la nostra diaspora conta più di un milione di persone e indipendentemente dal luogo di residenza i rappresentanti del popolo sono sempre un supporto affidabile per lo sviluppo dello stato ad un'e upswap basa congress ad un'e shabgo apna hawak hai ru zmiwada awat rriv la nur psad gili tu raysha iraba dranas il Congresso Mondiale Abkazo Bazino è un'organizzazione che unisce tutti i rappresentanti del nostro popolo in tutto il mondo per mantenere i legami con la patria storica, per preservare la madrelingua e le antiche tradizioni. ауақақуа адызгылуа амамыри жабгылу ашчи рыбагера ерзын хава мусква адагалит. Организамо евенти социали и культурали ин диверси паези пер унире и пополе и промовере лапаче и ластабилита. Савел Сыргавата из Фараста Хаб, а Znik, il bjaz, azaaz asiatu qua, skrzyk, cerda, il orgasm culturale, akoakhtoreli, rishta, nokolokwa, rajatsra, ezkrarnes, ezhazeru. Concludo dicendo che il Congresso Mondiale Abkhazo Bazino è pronto a contribuire a riaprire di nuovo i legami con il popolo italiano che un tempo erano molto intensi

Grazie. grazie, grazie. mille, grazie davvero di cuore. E grazie mille Arianna eh, di sopportarci grazie a voi, Arianna. Grazie per l'assenza per il Covid. No, non ti preoccupare, sei qui con noi e ora vorrei passare la parola all'avvocato Antonio Lottanzo. Grazie mille. Grazie Onorevole Dallosso, anche il mio personale saluto alle autorità collegate da remoto, a quelle presenti, ai relatori che si avvicenderanno con me nei lavori. Sarò telegrafico nel mio intervento perché è essenziale che non tolga spazio a chi interverrà dopo di me. Anzitutto credo che sia opportuno ricordare eh, quella che la natura e la sostanza del principio di autodeterminazione dei popoli. È una norma di diritto internazionale generale che sancisce l'obbligo per le comunità, la comunità degli stati internazionali di. Accompagnare di non ostacolare, di consentire a qualunque popolo che avverte l'esigenza di eh, autodeterminarsi, di poterlo fare secondo quelle che sono le eh, esigenze del, del popolo stesso, secondo quelle che sono le inclinazioni del popolo stesso, secondo, secondo quelle che sono i desideri. E, uh, che, devo, che sono posti alla base della scelta del proprio destino, ovviamente, di un popolo, ogni popolo, ovunque esso sia, che ha il diritto di scegliere che ruolo deve avere nell'ambito della comunità internazionale degli Stati. È una norma, lo ricordo, di Jus Cogens, è una norma irrevocabile, quindi non è possibile che la stessa possa essere derogata mediante convenzioni internazionali. Perché diventi legge dello Stato, lo ricordo... In qualunque stato è necessario che venga recepita e ratificata. Ciò è accaduto ad esempio nello stato italiano con la legge 881 del 1977, allorquando eh, venne ratificato il patto internazionale sui diritti civili e politici sottoscritto dall'ONU nel 1966, a cui l'articolo 1 così sancisce e eh, ricordo e eh, cito testualmente: tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. Decidono liberamente il loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. E ancora, per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle risorse naturali. Infine, si aggiunge. Gli stati del presente patto, di coloro che sottoscrissero appunto il patto, che poi è stato recepito dalla legge italiana, dallo Stato italiano e quindi è diventata legge interna, e come tutti sappiamo, prevale il diritto alla norma di diritto internazionale prevale sulle norme sulle, di legge interne ad uno Stato, dicevo, devono promuovere tutti gli stati della comunità internazionale l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. La secondo prassi il diritto internazionale è considerato il diritto di autodeterminazione dei popoli come un diritto cosiddetto riflesso. Perché? Perché il popolo in realtà non è soggetto di eh, diritto internazionale come lo sono gli stati e le organizzazioni internazionali. Ma in realtà questo principio è riferito al popolo che è beneficiario. Di questo diritto di autodeterminarsi. Quindi il soggetto per il diritto internazionale resta lo Stato, ma il popolo è beneficiario del diritto stesso. Per questo si parla di diritto riflesso. Devo ricordare alcuni passaggi, alcuni momenti in cui questo diritto è stato conclamato, è stato eh, sottoscritto ed è stato confermato. A partire dalla Carta delle Nazioni Unite, articolo 1, paragrafo 2, 55, ma anche la Dichiarazione dell'Assemblea delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei popoli coloniali del 1960, i due patti, le Nazioni Unite sui diritti civili e politici, sui diritti economici, sociali e culturali dell'uomo del 66, e per concludere l'atto finale della Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975. Queste le norme, i patti internazionali, ovviamente sono stati recepiti dai singoli. Stati, ma è con la giurisprudenza internazionale che questo principio di autodeterminazione dei popoli ha subito una sostanziale metamorfosi, divenendo formalmente una norma vincolante per la comunità degli Stati. E eh, molteplici sono le pronunce della Corte internazionale di giustizia che si sono avvicendate, che hanno inserito a pieno titolo questo diritto tra quelli essenziali del diritto internazionale, da valere erga omnes, cioè nei confronti di tutti gli Stati della comunità internazionale. Grazie a, queste, a questa metamorfosi, a questo processo evolutivo di estrema rilevanza, detta norma oggi assurge a dignità di regola imperativa, non più meramente esortativa. Quindi in un primo momento, secondo il vecchio diritto internazionale, è... Il, le norme contenevano una sorta di esortazione agli Stati di rispettare i popoli che avevano deciso di autodeterminarsi, quindi di scegliere liberamente il proprio destino, la costruzione da darsi, il regime politico, sempre con la levita, finalità di garantire al proprio, ai propri cittadini, al popolo stesso, il miglior benessere possibile economico, sociale e culturale. Con il nuovo diritto internazionale moderno, invece, la regola è divenuta imperativa e nel cosiddetto bilanciamento degli interessi, cioè fra il... Quello a autodeterminarsi e quello invece a rispettare l'integrità territoriale degli Stati. Oggi è necessario appunto operare questo bilanciamento. Nel vecchio diritto internazionale, invece, il principio di autodeterminazione soccombeva quasi sempre di fronte all'esigenza invece di rispettare l'integrità territoriale del degli Stati. Ovviamente alla prassi internazionale attribuisce a questo principio efficacia irretroattiva. Ciò significa che oggi il, il principio di autodeterminazione non può mettere in discussione quelle che sono le conformazioni territoriali che ad esempio sono venute a costituirsi all'esito delle due guerre mondiali. Questo per evitare che ci siano eh, squilibri, che ci siano rivisitazioni di ciò che invece è stato acclarato, confermato e sottoscritto dagli stati della comunità internazionale. In realtà un popolo quando decide di autodeterminarsi che cosa chiede? Chiede di esercitare liberamente il proprio diritto di scegliere il proprio destino, di scegliere il ruolo che vuole rivestire nell'ambito della comunità internazionale. E eh, l'impegno della comunità internazionale è quello di ascoltare, eh, lei ha citato onorevole la necessità di ascoltare e di confrontarsi in modo costruttivo acquisendo preliminarmente una conoscenza sufficiente per poter poi determinarsi e decidere. Perché, come qualcuno ci ha insegnato, è necessario, c'è cioè, un'informazione indispensabile per acquisire sufficiente conoscenza su un tema. La conoscenza diviene consapevolezza e la consapevolezza, qualcuno ci ha, eh, ce l'ha ricordato qualche anno fa, è sinonimo di libertà. Io finisco il mio intervento, credo di aver adoperato tutto il tempo a mia disposizione per rispetto verso i relatori che si avvicineranno ai lavori. Lascio... Lascio la parola a lei, onorevole Dallos. Grazie a te, avvocato. Grazie a lei, avvocato Lattanzio. E ora passerei la parola a Vittorio. Giusto? Vito, Vittorio, chi dei due? Ok, a te la parola. Grazie. Vittorio. Grazie. Mi ringrazio Prima di tutto l'onorevole Matteo dell'Osso e il suo staff. Eh, ringrazio la dottoressa Suemi Monsellato, la signorina Rianna Labbate, l'avvocato Antonio Lattanzio. A voi. La mascherina. L'avvocato Antonio Lattanzio. Eh, ringrazio la stampa, ringrazio chi il collegamento mi ha preceduto, il presidente della sovrana Repubblica di Bucazia, Adran Medrania il vicepresidente del Parlamento di Caracai Circassia, nonché presidente del Consiglio Mondiale Abcaso-Abbasino, Musa Zekov e Cantania, ambasciatore a disposizione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abcasia e responsabile della rappresentanza diplomatica per l'Italia e l'Unione Europea. Ringrazio in particolar modo il nostro Vito Grittani, qui alla mia sinistra, ambasciatore a disposizione presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abcasia per l'Italia. Nel corso degli anni e nei numerosi incontri a cui ho partecipato, la solidarietà, la democrazia, l'autodeterminazione dei popoli e la pace sono stati i termini più usati, forse inflazionati, poiché all'enunciazione di questi nobili concetti è quasi sempre mancato il passo successivo, quello decisivo e sostanziale. Mi chiedo quando questi concetti siano stati davvero applicati o accettati e chiedo se l'autodeterminazione la di un popolo, di una nazione, si sia risolto in modo pacifico. Eppure come ogni singola persona ha il diritto e la libertà, anche le nazioni e i popoli hanno il diritto ad essere liberi, cioè ad autodeterminarsi scegliendo liberamente il proprio sistema di governo senza alcuna dominazione esterna. La libertà di un popolo deriva dalle sue radici, dalla sua storia, dagli usi e costumi che la caratterizzano. Dal vissuto sulla propria terra, che nessuno ha il diritto di oltreggiare o di, impedire, di impedirne il naturale percorso. Bene, sappiamo bene, purtroppo, che non è così. L'aggressione a stati sovrani è stata camuffata con la punizione del tiranno di turno, con scusanti di comodo che la storia passata e recente ha inesorabilmente smascherato. Purtroppo, ogni volta c'è stato un governo legittimo da punire. Ci hanno dato l'ordine di aiutare i sicari ad ucciderlo, ben sapendo che noi agivamo contro i nostri interessi e contro gli interessi del popolo italiano. La buona e saggia politica, che non è altro che l'arte di fare il bene comune, e il politico colui che incarna questa nobile arte, deve chiedersi perché. Oggi l'onorevole Matteo Dell'Osso lo ha fatto, ponendo un caso, parlando della Ducati. La politica dunque, la buona politica, deve dire basta, a chi dell'esterno ci dice cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo mangiare, a che ora dobbiamo andare a dormire. Questo non è più tollerabile. L'Italia deve avere la possibilità e la libertà di realizzarsi, di relazionarsi con tutti, di svolgere attività economiche e commerciali con chi ci pare piace, facendo gli interessi del cittadino e dell'Italia, perché questo è il compito specifico della politica. L'Abkhazia è una piccola repubblica che ha ritrovato la sua libertà la sua lingua, la sua cultura, la sua tradizione. E oggi è qui, nel luogo simbolo della democrazia, a chiedere con molta dignità di essere compresa, farsi conoscere, apprezzare, perché i suoi abitanti non possono lasciare il paese, perché il loro passaporto non viene riconosciuto, gli studenti non possono venire da noi a studiare, non perché loro non vogliono, ma perché questa è la nostra legge che non vuole. E forse questa è giustizia? Eppure è un popolo pacifico, non ha bombardato nessuno, eppure al suo interno coinvivono comunità di fede religiose diverse. Forse si possono giudicare i popoli e le nazioni dal loro interesse nello scacchiere geopolitico strategico, forse si possono sacrificare milioni di esseri umani in nome degli interessi economici, forse si possono applicare sanzioni che fanno male alla nostra economia per seguire i diktat stranieri. Abbiamo sognato una grande Europa una grande casa comune. Ma non no, si può costruire una grande casa comune europea senza avere un'idea dell'Europa conforme alla sua identità e dunque capire quali siano state le sue radici culturali e spirituali. Domandarsi che cosa sarà l'Europa domani o che cosa sia oggi significa innanzitutto domandarsi come l'Europa è diventata ciò che è. E si può comprendere cosa sia l'Europa, o meglio dire, cosa sia stata e che cosa dovrebbe continuare ad essere, solo se si individuano le radici da cui essa è sorta e da cui ha tratto alimento nella sua crescita e nel suo sviluppo, e se oggi essa intende conservare la sua identità. E poiché l'Europa non è stata una realtà geografica e neppure politica, bensì realtà spirituale, per continuare ad essere tale. Dovrà in ogni caso cercare di far rinascere e mantenere vivo quello spirito originale. Se questo viene cercato e realizzato dal coraggio di una politica fatta di buonsenso, anche una piccola nazione come l'Abkhazia avrà il suo posto dignitoso nella grande Europa che noi auspichiamo. Concludo con l'auspicio che le barriere politiche esistono, ma gli uomini le possono abbattere. Oggi un muro di omertà su un popolo, grazie a Matteo dell'Osso. È stato abbattuto, abbattiamone altri. Diceva il celebre pensatore svizzero Gonzaga De Reno. Non si deve mai disperare della storia e tutto quanto è esistito può rinascere. Basta che un seme, un po e un po' di terra rimanga in un vaso spezzato perché si produca una nuova fioritura. Grazie mille per le parole. E ora vorrei passare la parola a Vito. Grazie mille. Buonasera a tutti. Permettete, io farò i ringraziamenti eh, alla fine del mio discorso. Ecco, oggi siamo qui eh, dopo circa. Due mesi che ci siamo conosciuti alla Mezia Terme, all dell'osso. Eh, siamo qui per parlare della mia Abgasia. Io, come voi sapete, ho un cognome, un nome italiano, sono nato in Italia, in provincia di Bari a Capurso. Dal 2018 sono cittadino Abgaso e dal 2016 ho sposato la causa della libertà. Io credo che, ogni, che Dio ci ha fatti liberi, questa è la mia opinione e se ne sono convinto. Ho sposato questa causa vedendo tantissime ingiustizie, come diceva l'amico Vittorio, e studenti che non possono andare a studiare all'estero, a Bgasi, che non possono andare neanche per cure mediche e tante altre cose. Per cui mi sono chiesto perché tutto questo? Cosa c'è? Così dietro. Dovete sapere, io sono figlio di migranti, io ho vissuto tanti anni in Germania, per cui conosco il, il stare fuori, stare lontano, stare lontano dalla famiglia, non è tanto bello. E studiando, vedendo, andando, facendo, ho scoperto tante cose, ho scoperto la bellezza di questa Repubblica, ho scoperto la pace. Persone pacifiche, con i difetti sicuramente come ce l'abbiamo noi, come tutti i popoli. E sono andato avanti nella ricerca, ho cominciato qui in Italia a promuovere, a parlare, a parlare con quel consigliere eh, comunale, a parlare con quel sindaco, a parlare con quel onorevole eh, negli anni, nel tempo. Dopo, ripeto, due mesi fa ho conosciuto, grazie a Vittorio Gigliotti, alla Mese Temera, l'On. dell'Osso. Parlando, gridando in quel... In quel convegno, il mio grido era un grido di aiuto, che io ripeterò tra poco anche in questa sala, che la politica italiana, insieme, coordinando dall'onorevole dell'Oss, possa riunire, possa creare un tavolo rotondo per capire discutere cosa si può fare di questa piccola Repubblica, ma anche altre, di altre realtà, che ne sono tantissime altre nazioni più o meno in questa. E oggi l'Onorevole Dellos ci ha dato la possibilità. E stiamo qui. E io da questa sala, quando a voi tutti, eh, ringrazio la presenza del primo consigliere dell'ambasciata russa a Roma, che sicuramente ci darà anche un supporto per questo mio grido di aiuto, di organizzare un tavolo rotondo dall'Italia. Roma è la città, la capitale, che negli anni, nei secoli ha sempre creato, fatto azioni di pace, concordati, reazioni di Europa, firme, tante cose. Perché non fare qualcosa da Roma, politicamente o non politicamente parlando, per la Repubblica di Agrasia? Io credo che oggi abbiamo questa possibilità. Lei, onorevole, non è solo. Il mio limite di quello che posso fare... Sarò sempre con lei, ma indipendentemente se lei oggi ha organizzato questo incontro. Come persona. E non si preoccupi di altre persone, altri paesi che scrivono, che fanno, non serve. Noi qui siamo per un'azione di pace. Non stiamo e non vogliamo parlare contro di nessuno, perché non è questo il nostro, il mio pensiero. Però chiedo vivamente, e cerco di concludere un tavolo di pace, un tavolo di incontro, anche con le parti, perché no, anche con le parti in questione. Da Roma sarebbe una bellissima cosa, perché no, non costa niente, per cercare almeno di riconoscere i documenti di viaggio di questa Repubblica. Non dico di riconoscere lo Stato, che non è tanto ora il nostro, diciamo, la nostra preoccupazione. Ma almeno i documenti di viaggio. Abbiamo gli esempi, abbiamo gli esempi della Repubblica di Cina, cosiddetta Taiwan, non è che me li invento io oggi. L abbiamo la Repubblica di Cina con l'Italia, non ha un rapporto diplomatico, ha un rapporto economico-commerciale, però il mondo riconosce i documenti di viaggio. Voi sapete che la Repubblica di Cina, cosiddetta Taiwan, la riconoscono solamente 22 paesi del mondo? Solamente 22 paesi del mondo. Hanno rapporti diplomatici, di cui in Europa la Santa Sede. Qui a Roma, via Conciliazione, abbiamo l'ambasciata della Repubblica di Cina presso la Santa Sede, Unica in Europa. Questo è infatti. Per cui, noi non vogliamo l'ambasciata d'Italia, vogliamo cercare di. politica italiana, o chi di buona fede, con buon cuore, ci possa aiutare a capire come organizzare la libertà del popolo, cioè il viaggiare, il venire. Cercare di essere più umani. Questo è il mio, il mio grido di aiuto. E chiedo, e ripeto, l'ambasciata russa sicuramente eh, potrà insieme a noi organizzare, ci potrà aiutare, potrà... Eh, I dettagli li, li faremo in altra sede. Ma questo penso che sia importante. Tutto quello che voi avete detto è bellissimo, per carità. Inoltre, io vi invito a venire nella Repubblica di Abgasia, organizziamo un evento. Andiamo, vediamo, e noi vi portiamo non solo sulla parte bella, l'ho detto prima a eh, pranzo, non solo sulla parte bella dell'Abgasia, ma vi vogliamo portare anche su quella parte dove è un pochettino, diciamo, non bella, ma per vedere la realtà. Noi non nascondiamo niente, non vogliamo nascondere niente, vogliamo farvi vedere la realtà. Però, per favore, aiutateci. A uscire da questo ghetto, perché veramente ci sentiamo ghettizzati. Cioè i cittadini, i doppi cittadini possono uscire, i, i, i cittadini solo afghani sono lì chiusi e buonanotte. Non so se è normale, quelli del Taiwan possono uscire ed escono. Altre realtà, non voglio parlare del cosmo, se dopo diventa molto più politico, però esistono le realtà. Per cui io vi ringrazio, veramente Grazie di cuore anche da parte del nostro ministero degli esteri. Tutto lo staff vi ringrazia, vi mando i saluti. E ripeto, noi siamo a disposizione. Quando pensate di organizzare un tavolo pronto, noi siamo a disposizione. Cercheremo di coinvolgere i colleghi russi, ripeto, lo dico per la terza e la quarta volta. Il collega in chino la testa che è d'accordo con me. Noi cercheremo di fare il tutto possibile, chiaramente invitando anche le altre parti. Vi ringrazio di cuore. Ringrazio, se mi permettete, il mio presidente della Repubblica di Abgasia, che è uscito ieri dall'ospedale e noi gli auguriamo tanta salute. Ringrazio eh, il mio amico, se mi permettete, Musa, che ci sta sentendo. Lo ringrazio per la sua partecipazione. Noi verremo fra poco da te, caro Musa, a San Petersburgo. ti vedremo a trovare. Ringrazio il mio caro fratello Can per la sua pazienza che ha avuto in questi giorni, con me specialmente, io non sono difficile. L'onorevole eh, nostro dice lui è un po' complicato, io sono complicato come lei, a me a Bari mi chiamano il casinista, per cui grazie a tutti, grazie veramente di cuore, grazie. Eh, grazie a lei, a te, eh, siamo antifragili, sapilo, e ora vorrei passare veramente la parola alla mia consulente eh, geopolitica eh, Una veramente no words, non ci sono parole eh, <ride> suomi monsellato grazie a te Buon pomeriggio il volevo microfono ringraziare... dottoressa sì, volevo, volevo ringraziare tantissimo uh, chi è intervenuto da remoto è uh, molto gradita nonostante il frangente delicato parlo a titolo personale la sua presenza rappresentante della bce russa grazie davvero per essere qui. Come abbiamo detto e provato a riassumere nel titolo uh, parliamo qui di autodeterminazione dei popoli, però ne approfittiamo un po' <ride> allargandoci e parlando usando se vogliamo usare questo termine eh, la storia dell'Abcazia per Esplorare questo concetto in un po' delle sfumature care anche a noi italiani, perché parliamo di autodeterminazione di popoli di nuova, ma anche di vecchia indipendenza nell'affermazione della propria identità oggi, anche quando eh, in un, uno scenario geopolitico molto complesso eh, non si smette mai di lottare per la propria indipendenza ed identità. L'attualità quindi di questo concetto è assolutamente straordinaria. Il diritto all'autodeterminazione dei popoli è sancito e condiviso, come ci ha spiegato l'Avvocato Lattanzio benissimo, in maniera formale e sostanziale all'interno del Consesso delle Nazioni Unite. Ed è cautamente trasversale nella pra pratica diplomatica nei suoi sinceramente rari momenti virtuosi. Tuttavia la manipolazione geopolitica e geostrategica di tale principio rischia spesso se non quasi sempre, di svuotarlo nei contenuti, vanificandone de facto nella pratica. Attuazione ed applicabilità ai singoli casi, rendendo i terreni delle varie alleanze locali e globali scivolosi ed ambigui. Prendiamo qui spunto dal processo di riconoscimento dello Stato dell'Abcasia per addentrarci nei meandri di tale concetto. Tra le e legislative a livello internazionale e nazionale, il tutto senza rinunciare a cogliere l'assist perfetto per penetrare il concetto di autodeterminazione da una prospettiva inedita e volutamente provocatoria. L'autodeterminazione di quei popoli che sulla carta sono indipendenti, ma nella realtà dello scacchiere internazionale sono imbrigliati negli altrui giochi, diremmo e rischiano di sbiadire talmente tanto la propria sovranità popolare da renderla quasi inconsistente, in virtù di qualcosa di comprensibile ai popoli. L'obiettivo di questo incontro è di fornire uno spunto riflessivo su un concetto estremamente attuale, comprenderne la natura giuridica e la funzione geostrategica, un'analisi a supporto del nostro organo legislativo, affinché, lungi da ratificare altrui decisioni, abbia un sostegno concreto per avviare in maniera autonoma ed autorevole e valutare e decidere e sancire. Il diritto dei popoli ad autodeterminarsi è stato sancito dalla Carta delle Nazioni Unite allo scopo di dare a tutte le nazioni del mondo gli strumenti normativi a tutela della loro emancipazione dall'occupazione coloniale. Per questo nacque tale diritto. Il concetto di autodeterminazione dei popoli è stato lo spin-off del processo di decolonizzazione. In geopolitica, tuttavia, anche la geografia è un concetto relativo che varia al variare della prospettiva, e seguendo tale logica, il diritto all'autodeterminazione dei popoli potrebbe anche essere letto secondo una prospettiva differente, quasi duale. E mi permetto una provocazione, forse non gradita a molti. L'Occidente, che prima ha colonizzato popoli lontani, senza alcuna continuità geografica e di confine, ha poi loro concesso gli strumenti per decolonizzarsi, che è un incredibile quanto. Moralmente ed eticamente dubbia pratica, che ad una prima analisi storica e geopolitica ha davvero poco senso. La geopolitica dal nazifascismo in poi è stato un perfetto alibi per ingerenze di ogni tipo: belliche, finanziarie, economiche, nonché manipolazioni e infiltrazioni a tutti i livelli. Gli interessi nazionali hanno spesso precostituito abusi di potere, fino a farli divenire uno standard operativo tutto occidentale e lo dico da occidentale, quindi mi pesa dirlo qui con il rispetto totale che ho per la mia bandiera e per chi mi ospita. Oggi qui la provocazione che ci permettiamo di portare in un palazzo orgoglio del nostro tricolore è una. Qual è il confine tra diritto e abuso? Prima domanda. Seconda, esiste questo confine nelle relazioni internazionali che sappiamo sono ancora allo stato di forza, si dice, no? E secondo quale norma suprema ci eroghiamo noi Italia, nati appena 161 anni fa, il diritto di negare un'identità nazionale ad un popolo che ha tradizioni antiche quanto le nostre romane? Mi piacerebbe qui evidenziare un aspetto che mi sta particolarmente a cuore. Se lo Stato intende, eh, intende davvero fare una valutazione asettica del se concedere o meno il riconoscimento di entità nazionale ad un popolo, e sono termini molto specifici, allora va da sé che fornirò il mio organo io stato, dovrei fornire al mio organo legislativo e alle istituzioni preposte a corredo e supporto tutti gli elementi necessari affinché i miei rappresentanti, proprio i nostri cari onorevoli come il nostro Matteo qui, possano in piena autonomia etica, morale ed analitica valutare tale stanza. Però io ora qui mi chiedo se tali strumenti sono mai stati forniti ai nostri deputati, se qualcuno ha mai chiesto loro cosa ne pensano davvero. Scusate la provocazione, l'ho scritto e lo leggo. Se qualcuno di loro sa almeno dove è, bucazia, scusate. E ho veramente paura di sentire la risposta, perché secondo me nessuno ha mai messo in condizione i nostri rappresentanti che noi abbiamo votato di fare una scelta, di farla in maniera libera e cosciente. E questa è una cosa che io, analista geopolitica, mamma di cinque figlie e cittadina del mondo con passaporto italiano, io non accetto. Sappiamo tutti quanti questo cosa significa. Significa, e eh, uso parole, ma me ne assumo la piena responsabilità, quindi libero i presenti, <ride> perdita di sovranità, mancanza di autorità, di autorità e identità nazionale, delega di pieni poteri e deroga allo Stato di diritto. Noi Stato italiano abbiamo autonomia decisionale, noi Stato italiano siamo politicamente indipendenti e noi Stato italiano non dovremmo precludere ad un popolo il diritto all'autodeterminazione senza almeno fatto le approfondite valutazioni, con strumenti adeguati e piena, ripeto, piena autonomia decisionale. Il diritto all'autodeterminazione di un popolo appartiene a tutti i popoli, amici e nemici, simpatici ed antipatici, dentro e fuori sfere di influenza oggi sinceramente anacronistiche, anzi oggi più che in passato mi permetto di dire, sempre a titolo personale. Il diritto all'autodeterminazione è un diritto, appunto, ma l'autodeterminazione e la nascita di un nuovo Stato è anche un'opportunità, un'opportunità di crescita, di alleanze, di investimenti e di diplomazia. E noi italiani non abbiamo mai avuto bisogno di ricevere un invito così allettante due volte. Noi italiani siamo dei leader naturali. Lasciamo fare follower agli altri. Grazie ancora. Siamo arrivati quasi alla fine. Qualche domanda? Vuoi dire qualcosa? Come? Ah, can, can, can. Sì. Ci sei? Sì, ci sono ovviamente. Sì, sono, sono qui. <ride> Posso partire? A te la parola, eh. Ah, grazie sì. mille. Grazie mille, ingegnere. Uh, allora, saluto ancora una volta tutti i presenti e ringrazio uh, per aver dato lo, lo spazio per la parola. Allora, io parlerò uh, precedentemente, abbiamo parlato di tante cose. Io parlerò uh, dal momento in cui la Russia ha riconosciuto l'Abkhazia e in poi fino a, ai giorni nostri. Farò, uh, farò il mio discorso molto breve. Allora, il 26 agosto del 2008 la Russia riconosce la sovranità dell'Abkhazia e i due paesi hanno instaurato le relazioni diplomatiche. Da quel momento la Georgia ha cambiato la propria strategia verso l'Abkhazia, cioè se prima considerava l'Abkhazia come una parte nel conflitto, dopo il riconoscimento russo eh, la retorica è cambiata. L'Abkhazia non si considera più parte del conflitto, ma cosiddetto territorio occupato dalla Russia, secondo la legge adottata in Georgia. Però questo non corrisponde al, alla realtà perché sapete bene che l'occupazione lo, presuppone l'amministrazione esterna del paese, uh, l'assenza di elezioni democratiche e tante altre cose. In Abkhazia non vi è nessuno di questi segni. Intanto vi invito a visitare l'Abkhazia per avere le conferme. Uh, e Inoltre, noi teniamo costantemente le elezioni, sia parlamentari uh, che presidenziali. Per esempio, uh, il prossimo 12 marzo si svolgeranno le elezioni parlamentari, che comunque si distinguono per una maggiore trasparenza e possono anche essere un esempio di elezioni trasparenti per le democrazie avanzate. Poi spesso l'Abkhazia viene chiamata parzialmente riconosciuto, eh, però come può anche confermare l'avvocato Atanzio dal punto di vista di diritto internazionale, dal momento in cui la Russia ha riconosciuto la sovranità abkhazia, l'Abkhazia è passata da un paese non riconosciuto da nessun ente di diritto internazionale ad uno stato riconosciuto, eh, in questo caso, dal paese più, più grande del mondo, membro del Consiglio di sicurezza, sicurezza del, uh, dell'ONU e una delle potenze mondiali, insomma. Uh, la, la differenza sta nel numero dei paesi che riconoscono la, la sovranità e nei doppi standard della geopolitica, uh, cioè chi sta da parte degli Stati Uniti gode più possibilità di essere rappresentato nelle organizzazioni internazionali e chi sta con la Russia deve essere sottoposto alle ridicole sanzioni. Per esempio, come avevate anche detto prima, come ha detto anche il signor Vittorio. Uh, io con il mio passaporto Abkhazia non posso andare nei paesi che non riconoscono l'Abkhazia e soffro della violazione del mio diritto di base, di base libero movimento, no? uh, La stessa cosa vale per i diplomi di laurea, certificati di nascita, eccetera. Uh, oggi l'Abkhazia sta sviluppando le relazioni diplomatiche con diversi paesi, soprattutto con la Russia. Per esempio, ci sono due accordi interstatali a, a livello di partenariato strategico ed alleanza ed in più abbiamo siglato più di 200 accordi in tutte le aree di cooperazione la russia aiuta economicamente esiste un programma annuale di sostegno socio-economico e anche eh, aiuta anche nel campo dello sport per esempio eh, in particolar modo eh, nel campo di calcio eh, per esempio è stata aperta l'anno scorso la filiale di zenit eh, in Abkhazia. abbiamo tanti Ragazzi talentosi che giocheranno domani giocheranno in Russia e forse dopodomani a livello internazionale. Quindi, abbiamo diversi accordi militari con la Russia che comprendono un raggruppamento unito di forze abcaso-russe nel caso di aggressione contro l'Abcasia. Eh, in generale, il popolo abcaso è molto grato alla Russia per tanti motivi eh, e rafforzeremo di sicuro la nostra cooperazione anche in futuro. Uh, abbiamo aperte le ambasciate in Russia, nel Venezuela, in Siria, in Ossetia del Sud uh, e, e presto avremo un'altra ambasciata anche in Nicaragua. Uh, poi abbiamo diverse rappresentanze, uh, così come per esempio la rappresentanza diplomatica per l'Italia e i Paesi dell'Unione Europea, di cui l'ambasciatore uh, Grittani è responsabile. Uh, praticamente fa funzione di un'ambasciata, uh, ma senza l'immunità diplomatica, visto che per ora... Non, non sono stabiliti le relazioni diplomatiche tra l'Abcasia e l'Italia. Dico per ora perché eh, nel futuro eh, credo e spero che comunque arriveremo anche al riconoscimento da parte dell'Italia. Assieme all'ambasciatore Gritani abbiamo organizzato tanti eventi a partire dal 2015 per mostrare l'immagine obiettiva dell'Abcasia e sicuramente andremo avanti in questa direzione anche l'evento di oggi Uh, mostra che noi uh, siamo già a livello altissimo perché è la prima volta nella storia della, recente dell'Abkhazia che in un Parlamento uh, soprattutto europeo si discute di un paese europeo, si discute, uh, si parla dell'Abkhazia. Uh, per, per noi uh, il riconoscimento universale dell'Abkhazia è una questione di tempo. Siamo certi che un giorno uh, la nostra voce si sentirà nell'Assemblea generale dell'ONU. Concludo dicendo che noi come rappresentanti dell'Abkhazia parteciperemo ad ogni piattaforma possibile per, poter, per portare questo messaggio a chi vuole sentire. Quindi ringrazio tutti voi presenti di aver ascoltato e ovviamente ringrazio gli organizzatori uh, di questo evento, uh, in particolar modo uh, onorevole Dalosso, Uh, anche per, uh, grazie mille per il suo eccellente intervento, alla uh, signora Suome Monselato, uh, uh, ovviamente a uh, Vito Gritani e Vittorio Gigliotti, all'avvocato uh, Atanzio e anche a lei, signora Albete, che sta online che la vediamo online. Grazie, grazie tanto uh, di aver dato lo spazio all'opinione a casa. Grazie mille. Eh, che dire, dobbiamo finire. Arianna, grazie mille a tutti per essere intervenuti eh, da Roma, Italia. Buona serata e viva noi.